Diamo il benvenuto a Elena Bossola, Head of Third Party Distribution di Edmond de Rothschild Asset Management. A cui le vogliamo chiedere essenzialmente come sta andando questo 2019 e poi, dato che siamo a Salone del Risparmio, c'è cioè la sostenibilità in primo piano, volevo capire da lei come interpretate questa tematica. Allora, secondo noi questo 2019 sta andando fin troppo bene, nel senso che pensiamo che il rally che c'è stato sui mercati azionari sia difficilmente sostenibile, considerando che non è supportato da fondamentali in miglioramento. Se andiamo a vedere gli utili aziendali, se andiamo a vedere i profitti, sono tutti in calo. Quindi sostanzialmente ci aspettiamo nel breve un ritracciamento dei mercati azionari, per cui diciamo, abbiamo un po' di cautela, sebbene crediamo che nonostante l'inversione della curva dei tassi americana, non sia imminente una recessione, quindi siamo sostanzialmente positivi per l'anno, però pensiamo che ci possa stare un po' di volatilità nel breve, considerando soprattutto che il sentiment, come dicevo, degli investitori è fin troppo positivo, l'avversione al rischio ai minimi, posizioni corte sulla volatilità, quindi sostanzialmente veramente un po' troppo fiducia sui mercati considerando il contesto dei fondamentali. Per quanto riguarda invece la sostenibilità, siamo qui al Salone, è il tema chiave del Salone ed è anche uno dei temi chiave che Rothschild dà da molti anni a questa parte, nel senso che il tema degli investimenti sostenibili è da sempre un po' nel DNA della nostra società, sia per quanto riguarda l'asset management in senso stretto, quindi i fondi, sia per quanto riguarda soprattutto private equity, dove investimenti in tema di finanza sostenibile, bonifica dei territori, agricoltura sostenibile sono da sempre un po' il cuore della nostra gestione, così come abbiamo anche integrato la sostenibilità all'interno dei principi della nostra azienda.